All'interno del cinquecentesco bastione Lalio del Castello di San Giusto è esposto il lapidario tergestino che illustra, attraverso 130 tra iscrizioni e sculture, la storia di Tergeste romana e i suoi monumenti dell'area capitolina, gli edifici sacri, il teatro e le necropoli. L'esposizione si articola in una prima sala, che comprende alcuni dei monumenti onorari più noti, tra cui le iscrizioni affisse presso le porte urbiche in memoria della costruzione delle mura e delle torri, fatte erigere per volontà di Ottaviano nel 33-32 a.C. Vi sono inoltre l'architrave all'ammiraglio Clodio Quirinale, la base del monumento equestre di Valerio Festo e due coronamenti piramidali di Are con simboli di Giove, Minerva e Giunone. Nella seconda sala sono riunite le iscrizioni imperiali che ricordano gli interventi degli imperatori Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio nell'erezione di edifici pubblici cittadini. Accanto i materiali provenienti dalla Basilica Civile, i cui monumentali resti archeologici sono tuttora visibili nel piazzale alla base del castello. Segue la grande sala superiore, dove sono esposti i monumenti sepolcrali, suddivisi per provenienza, are, stele, cippi, urne e sarcofagi, che ricordano i nomi degli antichi tergestini. Segue il settore dedicato ai luoghi di culto e alle divinità con dediche a Giove, Cibele, Silvano, Bonadea, Ercole e Minerva. L'esposizione prosegue con il materiale rinvenuto durante gli scavi del Teatro Romano, costituito dall'eccezionale serie di statue che ne decoravano la scena: Venere, Bacco, Apollo, Minerva, Igea ed Esculapio. Il lapidario tergestino è arricchito inoltre da un'ultima sala dedicata ai mosaici provenienti dalla lussuosa villa marittima rinvenuta lungo la costa, presso Barcola. Databili tra la fine del I secolo a.C. e la metà del I secolo d.C., documentano il gusto raffinato dei ricchi proprietari, che vollero imitare le ville di Augusto, Tiberio e Nerone. Al centro della sala ha trovato esposizione la statua frammentaria in marmo dell'atleta, una copia di età neroniana dell'originale in bronzo, opera dell'insigne scultore greco Policleto del V secolo a.C. Rinvenuta anch'essa nella villa, da sola, ricorda quanto doveva essere riccamente decorato l'edificio.